Ma lo scenario diverso sì, lo può aprire una vittoria, è che ci fa lavorare sereni e non ci fa lavorare con l'angoscia, e questa è una cosa bella. Umili, dobbiamo mantenere l'umiltà nell'obiettivo che è salvarci. E coraggiosi, secondo me, di giocare ogni partita col piglio giusto, con la squadra che vuol fare anche la partita. Ecco, queste sono le due strade da perseguire. Una squadra che ha giocato durante la settimana, se tu i ritmi li tieni alti, quindi sarà importante chi va in campo e chi entra dopo, anche durante la gara. Bisogna tenere alti i ritmi domani. Una delle priorità che dirò alla squadra è questo, il messaggio, tenere altri altissimi ritmi. No, ecco, la nostra deve essere una squadra che nella fase difensiva è attenti a tutti i particolari che ci possono impensierire della Sampdoria, e poi deve avere, ripeto, l'umiltà di sapere che noi siamo una squadra che ci deve salvare, quindi essere veramente, diciamo, intensi, attenti e tutto, però ci vuole il coraggio poi dopo anche di mettere in difficoltà la Sampdoria, perché la Sampdoria è proprio una di quelle squadre che fa della compattezza e dell'equilibrio. Se tu l'aspetti e basta, e stai lì, la Sampdoria non è che squadra che comunque è andata in Champions League, non è che ha cambiato tanto. E quindi di avere il coraggio poi nella fase offensiva comunque di impensierirla. Io credo che fino al centrocampo ci siamo adesso, al di là di chi gioca o non gioca, ci siamo, al di là che vuoi una squadra un po' più con la spinta, un po' più equilibrata, ci siamo, abbiamo tantissime opportunità di scelta. Davanti dobbiamo migliorare molto, ancora. Ecco, lì bisogna essere bravi. Dobbiamo creare qualcosa in più, a tratti lo facciamo, a tratti no, però è la cosa più difficile. Gli ultimi 30 metri in Serie A sono la cosa più difficile. Sarebbe l'occasione di fare una grande vittoria da dedicare proprio a una società che è una fra le più blasonate d'Italia, quindi ci deve riempire d'orgoglio di essere anche noi quelli che siamo partecipi a questo compleanno, insomma.